Amici del Sagittario, benvenuti a questo appuntamento. Io sono Astro e voglio dare il benvenuto a tutte le persone che si stanno iscrivendo in questo canale di astrologia e tarologia evolutiva. Quest'oggi andremo a fare il taroscopo per il mese di settembre 2021. Andremo a vedere come saranno attraverso le nostre carte le energie, l'amore, il lavoro, le questioni familiari, il nostro corpo proprio durante questo mese. E questo è un taroscopo per tutti coloro che hanno il sole, l'ascendente o il segno lunare nel segno del Sagittario. Se questa stesura non risuona in voi, ascoltate comunque il vostro ascendente, la vostra luna, e sono sicuro che lì troverete dei messaggi importanti per tutti quanti voi. Bene, amici del Sagittario, andiamo a vedere un po', partiamo subito per capire un po' quali sono le energie di questo mese. Useremo i nostri tarocchi di Marsiglia e poi useremo alla fine un oracolo della saggezza, così come viene chiamato qui in Spagna, in italiano lo so. Sagittario, Sole, Luna, Ascendente, mese di settembre 2021. Prenderemo le nostre carte centrali. La morte. Voi già sapete che questa è una carta di grande, grandissima trasformazione. C'è qualcosa che secondo me deve essere assolutamente rivalutata in questo momento per gli amici del Sagittario. L'altro giorno parlavo con il mio più caro amico del Sagittario, uno scrittore, un po' un sognatore nella vita. Lui vive in una grande capitale europea e mi diceva che voleva ritornare nel suo paesino, nel sud Italia, no? Ed è un po' questa la sensazione che ho di moltissimi Sagittario, ridimensionarsi in qualcosa, soprattutto ritrovare quella voglia di trasformare completamente se stessi. Ho la sensazione che questa trasformazione non sarà facile, anche perché credo che qui è la fine di qualcosa, la chiusura di qualcosa. Questa è una rigenerazione sostanzialmente, è una trasformazione totale. Questo è proprio il momento in cui dal bozzolo si passa alla farfalla. È il momento proprio di liberare tutte le cose inutili, amici del Sagittario, in questo momento. Cercare proprio la chiusura di qualsiasi cosa prima di andare avanti. Se non abbiamo pulito bene le cose del nostro passato, sarà difficile avventrarsi verso qualcosa di nuovo. Quindi è possibile che siamo davanti a un momento in cui si sta perdendo il lavoro, ci stiamo traslocando, la fine di una relazione. Ovviamente questo non è un passaggio facile, ma è necessario. È necessario perché rappresenta il nostro benessere, la nostra maturazione. Se vi sentite bloccati per qualcosa, la carta dell'Arcano 13, della morte, vi consiglia sempre di guardarvi intorno, no? E decidere un po' che cosa lasciare prima. Solo quando libererete questa energia della morte, che è un'energia molto stagnante, vi verrà in mente qualcosa di nuovo, troverete qualcosa di nuovo proprio in questo mese. E se state attraversando invece un periodo abbastanza doloroso per la perdita di qualcosa, ecco, troverete con questa carta lo spazio per sapere, insomma, cosa guardare, come guardare avanti questo nuovo inizio, questo nuovo capitolo nella vostra vita. Quindi lasciatevi andare e cercate soprattutto di confidare proprio nell'universo in questo momento. Andiamo a vedere nel vostro settimo chakra. Abbiamo il Fante di Coppe, 5 di coppe, la torre, vedete che qui c'è qualcosa che finisce completamente, cavallo di spada, 7 di spada, cavallo di bastone e il mondo. Beh, non poteva che iniziare un ciclo proprio nel primo chakra, cioè quando si conclude qualcosa, il mondo è l'ultimo degli arcani maggiori, no? Secondo me la carta che ha più forza in assoluto, rappresenta un po' l'integrazione, il completamento della nostra vita, e la terra, e questo è proprio il chakra della terra, cioè la connessione con qualcosa di nuovo in questo momento. Avete imparato sicuramente la lezione della vostra attuale fase di vita, però è tempo adesso di andare avanti, è tempo di iniziare un nuovo percorso. Questo potrebbe significare, per esempio, la voglia di stabilirsi in maniera decisiva con una persona, con un amore, anche perché credo che l'amore sarà abbastanza interessante in questo momento. Quindi andare oltre i vostri pensieri, alla vostra ricerca personale, cercare di superare questi ostacoli della mente e iniziare praticamente a vivere qualcosa di importante. Questo rappresenta
rappresenta una gravidanza. Chissà, proprio qualcuno inizierà questo nuovo percorso della maternità, della paternità, qualcuno che deve proprio intraprendere questa strada che secondo me sarà anche molto interessante. Il cavallo di bastoni è una carta che parla di grande impulso, solitamente nel lavoro, nelle questioni di finanze soprattutto, e in questo caso proprio nel secondo chakra rappresenta un'avventura anche nuova, quando vi dicevo è forse un lavoro che sta completandosi. Qui c'è proprio il nuovo, un'avventura, un rischio nuovo. È fondamentale sperimentare anche nuovi campi, appassionarsi magari a qualcosa di nuovo, viaggiare probabilmente, spostarsi verso qualcosa o un posto che magari non vi aspettavate minimamente. Una carta però che richiama molto carisma, quindi è molto importante avere tanta sicurezza di sé, soprattutto se non avete lavoro, se volete parlare con una persona, se volete fare un nuovo progetto di vita, avere dei nuovi stimoli. Questa è un'avventura che avrà sicuramente un buon seguito, però è una sfida che vi permetterà comunque di essere competitivo, anche un po' spericolato in questo momento. Quindi credo che anche con la Torre, visto che sono chakra molto affini, c'è proprio bisogno di essere anche un po' astuti, un po' irascibili in questo momento, cioè lottare per avere quello che si vuole. Sette di spada è un po' il vostro autosabotaggio, cioè siete un po' troppo ancora che non credete in quello che sta succedendo, non è possibile quello che in questo momento sto vivendo, non ci credo, ci deve essere per forza una soluzione. No, la soluzione ce l'avete davanti agli occhi, e tutto quello che sta succedendo, siete davanti proprio ad una fase di grande trasformazione. L'autosabotaggio è tipico nel terzo chakra, non voler sentire le proprie emozioni, non voler trasformare se stessi, questo è molto pericoloso spesso, perché diventiamo sempre vittima di noi stessi. Avanzate, amici del Sagittario, perché questo è un anno secondo me importante, soprattutto questa seconda parte del 2021, dove dovete rivoluzionare anche un po' voi stessi. Nel cuore abbiamo un fante di spada. Allora, vedendo questo, qualcuno probabilmente sta ancora pensando a quel maledetto, quella maledetta che mi ha fatto soffrire. È molto probabile che state ancora cercando delle risposte a per quale motivo questa persona ha fatto in questo modo. Probabilmente qualcuno è andato a trovare delle risposte in maniera molto frettoloso, cioè secondo me qui dovevate capire un po' di più, tanti punti di vista dovevate forse ascoltare anche dall'altra parte, non essere forse tanto testardo, impaziente. Ecco perché qua vi ritroverete nuovamente a settembre ad avere questa acuta mente diretta, dove però siete un po' impazienti nell'amore, quindi attenzione, perché secondo me anche tutto questo, credo che anche tutto questo potrebbe anche rappresentare la voglia di scoprire qualcosa che poi alla fine non è proprio come pensate, quindi sarete un po' troppo sicuri, salterete troppo a conclusioni e poi questa cosa non è proprio così come vi immaginate. State un po' più filosofici, siete un po' più, cercate più il dibattito con le persone, soprattutto in amore, no? Cercate più il dibattito, cercate di spronare, magari informatevi. Per esempio, qualcuno sta diventando papà o qualcuno sta diventando mamma, questo dovete informarvi, non ascoltate gli altri, perché gli altri potrebbero confondervi. Ognuno ha il proprio mondo, credo che ognuno deve vivere la propria realtà con queste carte. Sì, potrebbe essere un ex, potrebbe essere una persona del passato che torna, che si fa risentire e addirittura farvi nuovamente rivivere quelle emozioni che già volevate dimenticare nella vostra vita. Quindi fate un po' attenzione a questo, perché ho veramente una sensazione particolare qui, dove bisognerà adottare anche un atteggiamento un po' forte, un po' anche duro nei confronti di questa persona. Addirittura qualcuno qui vi sta spiando o potrebbe anche parlare male di voi a livello sentimentale, dico. Quindi un ex che si mette a dire cavolate su di voi, o comunque trattarvi in qualche modo anche male, o siete anche voi che potreste trattare male questa persona, perché la Torre è proprio una comunicazione molto forte, qualcosa di molto autodistruttivo. Sentite, abbracciatelo questo cambiamento, perché questa Torre, quando appena ho detto autodistruttivo mi è venuto subito in mente che queste potrebbero proprio essere carte in cui sentite questa sorta di autodistruzione, no? Siete single, benissimo, qui abbiamo delle grandissime occasioni, lasciatevi andare, perché
perché questa persona potrebbe essere una bella persona che finalmente vi farà liberare anche il cuore, il modo di essere, magari essere meno tristi, appassionarvi anche nuovamente all'amore, vivere comunque delle emozioni importanti. E anche se siete in coppia potete vivere delle emozioni importanti, perché effettivamente qui potrebbe essere qualcuno che tradisce. Quindi anche voi potreste conoscere qualcuno e vivere magari un amore extraconiugale questo mese, che sarà molto evidente, magari con una persona che è un po' più giovane di voi, che magari ha una spigliatezza diversa, qualcuno che stavate cercando in questo preciso momento. Devo dire che è un mese che ci vuole costanza soprattutto, però abbracciate questa trasformazione. È arrivato il momento, amici del Sagittario, ve lo dico. Allora, concludiamo questa stesura con un messaggio dei nostri oracoli della saggezza. Andiamo a vedere quale sarà il vostro oracolo per questo mese di settembre 2021. Andiamo a vedere ratificare e perdonare. Ecco qua, ratificare. Ecco, non saltate a conclusioni quando vi dicevo questo mese. Non siate impazienti. Calmi, cercate di capire dove avete sbagliato voi, dove ha sbagliato quell'altra persona, cercate di capire il tutto, di avere un equilibrio intorno a voi e poi in qualche modo perdonare anche questa persona. Io credo che il perdono sia la cura più grande dell'universo. Io ve la lascio lì così questa frase. Grazie come al solito amici del Sagittario, io vi ricordo che gratuitamente potete lasciare il vostro like, lasciare il vostro commento, condividere questo video nei vostri social, noi ci sentiamo alla prossima, buon mese di settembre a tutti quanti.